Dom Adalbert de Vogüé, San Benedetto, l'uomo e l'opera. Abbazia San Benedetto, Seregno 2001. Ausculta, o figli, incipit della regola di San Benedetto. Verdun, Biblioteca Municipale, manoscritto 10. San Benedetto e l'abate Giovanni. Incipit del commentario alla regola di Paolo Diacono. Montecassino, manoscritto 175. San Benedetto risuscita un bambino morto. Vézelay, capitello del Nartece. Tentazione di San Benedetto. Vézelay, capitello del Nartece. Gloria in excelsis Christus, et in terra pax hominibus, bone Dom Adalbert de Vogüé si è cimentato già più volte nel tratteggiare in breve sintesi la vita e la regola di San Benedetto, come appare anche dall'essenziale orientamento bibliografico a conclusione di questo stesso volumetto. Tuttavia, la sua padronanza dell'argomento, ci ha speso una vita, gli consente sempre nuove e originali impostazioni che rendono ogni volta affascinante la lettura. Da notare il continuo riferimento all'esperienza monastica precedente a San Benedetto e quindi alla Regula Magistri, che realizza una sorta di sfondo prospettico al primo piano benedettino. Nella presente edizione, poi, l'autore aggiunge una postfazione su San Benedetto oggi, in cui, con intelligenza e sottile humor, mostra quanto la regola e le figure di San Benedetto rimangono di grande attualità. Questo volumetto, che fa seguito a quello dello stesso autore su Il monachesimo prima di San Benedetto, volume 18° di questa collana, ne costituisce pertanto un naturale complemento, sintesi ideale per tutti, ma in special modo per quanti per la prima volta vogliono accostarsi seriamente all'argomento. Vorrei poi, a conclusione di questa premessa, rivolgere un pensiero di gratitudine non solo all'autore, ma anche al laboratorio fotografico dell'Abbazia di La Pierre-Quivir, Edizioni Zodiac, per il materiale fotografico messo a nostra disposizione.